Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in un nuovo episodio. Allora ragazzi, prima di tutto un lupo che scassa le scatole. Allora, prima di tutto un paio di aggiornamenti. Arrivo, un attimino ragazzi. Dove cavolo è? Qua dentro, Aia! Ora dov'è? Ok, bene, ora possiamo parlare. Vi dicevo, un paio di aggiornamenti, perché ho visto che molti di voi fanno le stesse identiche cose che faccio io nei video. Mi stanno a passo, diciamo. Allora, se volete farlo anche voi ragazzi, ho tagliato questo tubo. Qua c'era un tubo, l'ho tolto. Erano quelli che andavano a fare gli scrap. Per il momento gli scrap non ci servono, per cui il giallo andrà direttamente nella chest gialla. Bene, questo era uno. Il secondo è che con i pannelli solari oramai abbiamo un bel po' di corrente, vedete? Per cui ne continua ad arrivare adesso, perché ho appena dormito della notte, per cui si è consumato stanotte. Bene, allora ho diviso il cavo qua, vedete? Ho diviso il cavo per far riempire il nostro MFSU, che ci servirà a qualcos'altro. Bene, cosa fare oggi ragazzi? Cosa fare oggi? Oggi voglio farvi vedere un 2, 3, 4, 8, 12 cose, per cui molto importanti. So che tanti di voi vogliono che vado nei dungeon, tanti di voi vogliono che vado ad esplorare, tanti di voi vogliono che faccio impianti, altri vogliono che costruisco case. Ragazzi, io accontento un po' tutti. E una cosa, siccome, come tutti voi sapete, mia moglie sta per partorire, per cui può essere sia giorni che comunque sia entro questo mese, sto cercando di portarmi il più avanti possibile facendo tanti video, appunto perché quando nascerà la bambina, che dovrò fare avanti e indietro dall'ospedale, e avrò molto meno tempo per fare video, per cui ragazzi vi lascio un bel po' di video da potervi gustare in santa pace, mentre io non potrò fare video per quel periodo. Spero che riuscirò a farli lo stesso, però per male che vada ragazzi sto facendo più video possibile, più impianti possibili per portarmi avanti. Spero che mi capiate, tanti bimbi minchia rompicoglioni che non capiscono un cazzo ci saranno sempre. Quei messaggi neanche più li leggo, li cancello direttamente. Bene, cominciamo ragazzi. Cosa fare oggi? Allora, conosciamo 2 o 3 macchinari in più. Allora, a me oggi servirebbero, ragazzi, questi qua. I Mycelium, vabbè, quelli là che si trovano nel bioma come si chiamano, ragazzi? Il MooshRoom, là. Quelle mucche rosse, quel bioma lì dei funghi giganti. Non l'ho trovato, anche se giro sicuramente non lo trovo. Vediamo un po' fuori dalla finestra. No, comunque non c'è ragazzi, non c'è. Ma a me serve questa qua, serve per forza questa terra ragazzi. Come fare? Non si può craftare, vi faccio vedere. C'è un modo per farla, allora mi serve. Iniziamo ad ordinare, per cui seguitemi bene. Allora, uno di questi qua, i cosi. Poi mi servono 4 rotelle di bronzo. Speriamo che ce la facciamo, perfetto. 4 rotelle di bronzo, vetro ne abbiamo. Ok, facciamo così, vetro. E 4 di queste. Al contrario, perché io se non faccio le cose al contrario non sono mi. Abbiamo fatto il nostro fermenter. Fermenter per il momento non ci serve. Cioè ci serve però. Allora ci serve 4 rotelle di copper. Copper non ne abbiamo, perfetto. Allora 4 di pietra e 16 copper. 16 copper. Ottimo. Dai. Allora facciamo così. 4 e 4. Perfetto. Stavolta non voglio sbagliare. Questo qua in mezzo e il vetro. Ottimo. Abbiamo fatto il Moistener. A cosa serve ragazzi? Ve lo spiego tra poco. Perché? Perché ci serve ancora un po' di roba. Allora ci servono dei tubi per l'acqua, che ne abbiamo solo uno. Per cui velocemente 2 ori. Facciamone 4, non se ne parla più. Poi colorante ne abbiamo, vero? Dimmi di sì. Non ne abbiamo, perfetto. Allora, colorante verde. Ne prendiamo uno. Allora me ne serve un po'. Facciamo così, non c'ho più energia. Buono. Prendiamone un po'. Ottimo. Ora facciamo così. Perfetto, facciamo i tubi d'oro. Tubi d'oro. Oggi vediamo un po' di macchinari nuovi, eh. Tubi d'oro, facciamone 8 così. Perfetto. Ok. Abbiamo questa roba qui. Ora ci servirà dual misto qua. Ci serviranno queste pannocchie e questi semi. Pannocchie e semi, sì, penso che bastano. Allora ragazzi, questo macchinario, il Moistener, voi non ci crederete, ma funziona solamente al buio, va ad acqua, per cui ci serve una pompa d'acqua per... Scendiamo qua sotto. Sì. Scendiamo qua sotto. Ci servirà la pompa dell'acqua, questa qui. Per cui possiamo andare anche benissimo di qua. Funziona al buio, come vi ho detto. Cioè non al buio totale, però funziona al buio. Facciamo così. Qui dovrebbe andare bene. Ok, allora, vi faccio vedere. La posizioniamo giù. Tatanchete però. Ho sbagliato perché... ma sì, ma che me ne fotte a me. Posso passare anche di qua, volando. Tanto mica lo farò una cosa bella. Allora, prendiamo i nostri tubi. Diamogli l'acqua. Però se la faccio passare di qua non ci passo più io. Perfetto. Di qua. Ottimo. Allora facciamo passare l'acqua. Non si deve collegare con quello sopra. Facciamo così. L'acqua passa. Perfetto. Arriva l'acqua. Qua c'è un punto di domanda. Mi sa che c'era luce. Perché come vi ripeto va al buio. Per cui facciamo così. Vediamo se funziona. Allora qua mettiamo le nostre pannocchie. Guardate. Tankete. Ce la mette qui. Come va? Con i semi. Mettiamo i semi qui. Perfetto, funziona. Guardate se invece metto una torcia. Guardate se metto, per dire, una torcia, perché c'è buio. Guardate. Viene la luce. Si blocca il macchinario. Perché va al buio. Non chiedetemi perché. Bene ragazzi. Allora la pannocchia, le pannocchie, io le chiamo pannocchie, faranno queste qua. Vedete? Vanno a semi, eh. Per cui ogni volta che fa un giro ci aggiunge una cosa un pochino più scura, poi un pochino ancora più scura e poi una polvere marrone che non mi ricordo a cosa serve, lo vedremo più avanti. Intanto qua che fa il giro e aumentano questi, qui si riempie la freccia fino ad arrivare in fondo. Quando arriva in fondo ci scala un seme e il seme ci fa diventare questo qua, il Mycelium. Per cui farò vedere quando finisce, intanto saliamo che dobbiamo fare un sacco di cose, come vi dicevo. Allora, dove cavolo è? Qua. Ok, mi sono incastrato ragazzi, arrivo, eh. Sto arrivando, non vi preoccupate che sto arrivando. Dai, oh. Perfetto. Vediamo qua come siamo messi. Siamo messi che ce ne sono 6. Ci serviranno anche i gate. Allora, cosa fare adesso ragazzi? Dobbiamo craftare un po' di roba. Ah, già iniziato a ridere. Ci serve, andiamo alla pagina 10. Questo qua, tatanchete. Questo l'abbiamo fatto. Ci serve ragazzi, pagina 11, un nuovo macchinario. Che sarà questo qua, eccetelo qui, il terraformer. Quasi nessuno di voi sa cosa serve. Per fare il terraformer ci servirà il TFBD, questo qui. 2 electronic circuit avanzati. Ce ne servono 2 di questi qua, per cui 2 electronic circuit avanzati, per cui 4 electronic circuit normali, 4. Ce l'avevo fatta, perfectio. Poi cosa serviva? È un po' difficilotto ragazzi. Ah, le redstone, per cui questi qua si fanno così, perfetto. 4 di questi intanto prendiamo. Allora ci servono 1, 2, 3, 4 e un po' di redstone. Perfetto, vieni qua. Allora facciamone due avanzati in questo modo, così mi sembra, se non mi sbaglio. E redstone, dai, però va bene, va bene, ottimo. 1 e 1, 2. Ora 2 avanzati, 2 normali, 2 redstone. Tatanchete, abbiamo fatto il TFBD, ce ne servono 2 perché poi vi spiego. Allora, 1 ce ne serve per craftare il terraformer, che si crafta così, e un machine block avanzato, perfetto. Allora, un machine block avanzato, per cui un machine block. Poi ci servono, non ne abbiamo già craftati? No, 2 di questi qua e un po' di carbone. Ce ne servono 16, vabbè, che poi qua ce ne sono ancora un po', grazie. Prendiamo questi qui. Ancora non li ho fatti, ragazzi, voi non ci crederete, ma ancora non li ho fatti, e mi sa che mai li farò. No, scherzo. Allora facciamo così. Intanto mettiamo a cuocere il carbone. Dai, dai, veloce. Ce ne servono 16 di questi. Perfetto. Allora, perché 16? Perché facciamo così. A noi in teoria ce ne servono 2. Qua sono 4, diviso 2 fanno 2. 2. Perfetto. Allora questi li mettiamo qua. Tatanchete e tatanchete. 1 e 1, 2. Allora, machine block avanzato in questo modo, quelli neri. Oh, perché mi prendi per i fornelli? Quelli neri, ok, li mettiamo a posto questi, dove erano, qua. Perfetto. Ora allora abbiamo il tutto. Machine block, uno di questi, non mi ricordo più. Ah sì, 3 terre, 3 cose, ok. 1, 2, 3 e 4 di questi qua. 1, 2, 3, 4. Dai! Non abbiamo finito, ragazzi, eh. Terraformer. Allora, questo qua, ragazzi, ci serve quello per il mushroom. Vi faccio vedere. Allora, questo è per fare il terraformer, questo è per fare il seed, non mi serve. Eccolo qua. Dobbiamo fare il TFBD di BP per il mushroom. Ci servono per forza questi qua, per quello io li sto craftando. Ora ci serve, ragazzi, cos'è il terraformer? Ve lo spiego subito. L'abbiamo craftato? Sì. È un macchinario che è come quello degli alberi fuori, tipo questi qua, vi faccio vedere, tipo questi qui, che ci fanno il contorno, che ci piantano gli alberi. Fa lo stesso identico lavoro. L'unica cosa che non ci fa il contorno, ma ci crea un mini bioma. Vi farò vedere dopo. Allora, cosa ci serve, ragazzi? Ci serve un MFSU, che questo è un bel po'. Allora, 10 diamanti, perfetto, 10 diamanti, cominciamo con 10 diamanti. 10 diamanti. Magari riusciamo anche a craftarli, ragazzi, eh? Adesso vediamo un po' quanti ne riusciamo a prendere. 1, 2... Siamo a 4. Abbiamo diamanti? Un diamante, siamo a 5. Siamo a 5 diamanti, perfetto. Andiamo a vedere di là se ci sono qualche diamante. Oh, il lupo mannaro. Vieni. Dove sei? No! Ecco, con questa ci metto 3/4 d'ora. Oh, ragazzi, avete visto perché serve la spada d'oro? Perché con le altre spade ci mettiamo 8 anni. Solo uno. È vero che avevamo ritirato il dark matter. Porca trota, siamo a 6, ce ne mancano 4. Vabbè, 4 è facile. Vediamo se riusciamo a craftarli stavolta. 4 diamanti. Corrente dovrebbe esserci, al massimo attacco quello lì. Allora, 4 diamanti. 128 coal, 3. 64, 2. Successful. Almeno 2 diamanti li facciamo, ragazzi, perché gli altri 2 diamanti li prendo da qua. 1 e 1, 2. Come? Così. Dove sono? Qua. bruciamo 1 2, siamo a 8, perfetto. Qui sta craftando bene. Che casino, ragazzi, eh? Per 2 diamanti, per 2 diamanti. Però non ho ancora capito se li sta craftando o no. Qua non è arrivato niente. Qua stanno arrivando. Ah, ok, stanno iniziando ad arrivare. No, stavo scherzando. Stavo scherzando. Ecco, è finita la corrente. È finita la corrente. No. E che era successo? Eccolo là, un diamante è partito. Come mai è uscito il carbone? Bah. Vabbè, l'importante è che un diamante c'è. Aspettiamo l'altro. Intanto, allora, ci serve tantissima redstone, ci penso mi. Ok. Ho fatto un po'. Intanto, ragazzi, il diamante non è arrivato. Allora, abbiamo detto, ci serve un diamante. Porca trota. Ma che è successo? Si sarà bloccato tutto là dentro, ragazzi. Comunque non funziona bene sta cosa della crafting. La sistemerò con calma. Allora, mi serve un diamante. Prendiamo un altro di questi, non c'è problema. Allora, lo bruciamo. Dai. Diamante. Perfetto. Redstone ne abbiamo. Allora, ne dobbiamo fare 10 così. 10 così. Ok. Perché solo 5? Perché manca la redstone? Porca trota. 1, 2, 3, 4 e 5, perfetto. Ora ne facciamo 6 con i lapislazzuli. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mi servono 12 electronic circuit. Dimmi che me li dai. Dimmi che me li dai. 24 redstone e 7 iron. Porca trota, porca trota. Allora, ok, ok, dovremmo avere tutto. Allora, mettiamo via la redstone e il ferro. Me ne servivano 12, abbiamo detto 12. Ok. Allora, aspettiamo quelli là. Poi ci servirà, basta, ci servirà un basta. Vediamo se abbiamo quei tubi. I tubi. Cavi. 4. Ok, grazie. Facciamo così. Ancora? Basta. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ottimo. Ora questi 4 li mettiamo qui. Li mettiamo qui. Ci servirà. Cos'era? Un machine block? Porca trota. Un machine block e 4 copper, perfetto. Un machine block e 4 copper. Sicuramente manca il ferro. Allora iniziamo a prendere 2 copper. Machine block. 14 iron. Porca trota. Porca trota. Allora, cosa abbiamo qua? Oro. Oro, ma non basta. Andiamo a farne 2. 2 ori. Grazie. Corri. 2 ori e prendiamo 16 ferri. Mettiamolo qua. 16, dai, veloce. Oh, permesso? Sì, vabbè, ce la farò. Via il ferro. Abbiamo detto un machine block, giusto? Giusto. Ottimo, 2 cavi ce l'abbiamo. Tankete. Aspettiamo il machine block. E poi, ragazzi, ci servirà una leva, che vabbè ce l'abbiamo. Ci servirà la redstone. Ok. Un machine block. Ottimo. MFE. Poi per fare l'MFSU. Così. 6 di quelli. Un electronic circuit avanzato. Li faccio io, ragazzi. Ok. E quello avanzato. Perfetto. Allora, così. Poi 1, 2, 3, 4, 5 e una 6. Ok, ragazzi, MFSU. Abbiamo il tutto. Ora andiamo a vedere che è su... no, non era qua, scusatemi. Dai moto... mi sono incastrato. Andiamo a vedere dei motori. Era qua giù. Tankete. Ok, vediamo un po' chi ha combinato. Guardate ragazzi, ha fatto questo mulch, che poi vedremo a cosa serve. Ora per il momento a noi basta così. Ok, sono 5. Ne servivano 4 a noi in teoria, ma va bene così. Allora saltiamo. Saltiamo il cavolo. Ragazzi, ho finito pure l'energia. Mi sono incastrato, non posso volare. Ok. Via. Allora abbiamo questi qua. Ora ci servono 4 funghi marroni. Minecraft. Oh, 4 funghi marroni. Dimmi che li abbiamo. Non abbiamo funghi marroni. Niente problema, vado a farli io ragazzi. Ok ragazzi, sono nel Nether, guardate, c'era il portale aperto. Io l'avevo detto che l'avevo lasciato aperto l'altra volta, porca trota. Ecco perché forse laggo. Oh. Allora, prendiamo un po' di funghi. Me ne servono 4, 3 e una 4. Bene, via. Via. Caspita, dicevo io. Ok. Dai, andiamo. Oh, scendi? Siamo arrivati a casa? Pirletta. Ho visto un bug. Niente. Allora, abbiamo tutto. Allora, mettiamo i funghi. Mettiamo i funghi, no, così, scusatemi. Io stavo facendo un patatrack. Poi questi qua, 1, 2, 3, 4. E ci servirà questo qui. Eccolo qui. TFBD. L'abbiamo fatto ragazzi. Perfetto. Ora cerchiamo un posto per fare la nanna. Ok, allora dobbiamo cercare un posto ragazzi, lontanuccio da qui. Lontanuccio. Lì c'è un fantasma. Qui si sta ricaricando il mondo. Dicevamo lontanuccio. Sulla neve non mi piace. Allora andiamo. Poi ragazzi io ho sbagliato il let's play dall'inizio. Ho iniziato a costruire qua che è un'isola. Porca trota. È un'isola. Porca trota. Bene, cerco un posto. Ok ragazzi, direi che siamo lontanissimi. Infatti guardate dove è la casa. Vi faccio vedere. La casa è lì. Ho solamente attraversato. Guardate, lì c'è il quarry. Ho solamente attraversato il mare. Guardate. Ho trovato, vabbè, un posto dove fare quello che voglio fare io. E guardate. Tatanchete. Abbiamo trovato il vulcano. Allora uccidiamo sto coso. Sto essere brutto. Tankete. Allora questo qua vi dicevo, ve l'ho già spiegato una volta, è il mattone che messi nella fornace farà comunque quelle piastrelle lì che vi ho fatto vedere nere. Visto che a tanti di voi piace il pavimento nero, allora lo faremo nero, ma non adesso. Allora qua dentro ci sarà la lava sicuramente. A me non interessa per il momento, vi ho fatto vedere anche il vulcano. Allora, facciamo qua che direi che è perfetto. Gatti neri portano sfiga, papere bianche portano sfiga. Allora, cosa facciamo? Io quasi butto... Ah no, tanto mi serve un pezzettino a me ragazzi. È una cavolata quella che voglio fare, È una cavolata. Ma è giusto per... mostrarvi i macchinari. Allora mettiamo giù il nostro MFSU. Vi ricordo il pallino da dove esce la corrente, per cui lo mettiamo qua. Tankete. Perfetto. Da qua esce la corrente. Allora qua ragazzi mettiamo, vedete in basso a sinistra escono delle scritte, cliccando sulla redstone. Mettiamo questo qua, nothing. Perfetto. Ora mettiamo giù il nostro terraformer. Lo mettiamo dove vogliamo noi, anche qua va benissimo. Perfetto. Lì mettiamo il cavo. Tankete, non c'è bisogno di trasformatori né niente, questo qua è bello potente. Come vedete non ce lo fa aprire, non è un macchinario che ce lo fa aprire. Ora se ci fosse anche la corrente non funzionerebbe lo stesso, perché dobbiamo metterli, vedete qua c'è una spina. Dobbiamo metterli la spina, per cui noi mettiamo questa qua del mushroom. Tankete. L'abbiamo messa, logicamente spenta. È spenta perché qua non c'è corrente. Come dargli la corrente ragazzi? Dovremmo fare macchinario, quelli che danno tanta energia sono quelli là della lava, giusto? Ma no, non facciamo così. Non si può teletrasportare la corrente, ragazzi. Non è come i macchinari di corrente, l'altro tipo di corrente dei macchinari. Non si può teleportare, ma si può fare in un altro modo. Ora facciamo il tutto. Allora, tankete e tankete. Abbiamo detto il giallo. Perfetto, siamo a casa. Ok, siamo a casa, ragazzi. Torniamo qui al nostro MFSU. Cosa ci servono? Ci servono esattamente 4 ender chest. Guardate come laggo col portale, ragazzi. 4 ender chest. 4 ender chest. Ci serviranno dei blades. Blades. Come li prendo i blades adesso? Io costavano 1500. Eccitelo chi. 1, 2, 3, 4. Facciamo un ender chest. Ce ne servono ancora 12. Ottimo. Ci serviranno un bel po' di diamanti. Allora qua c'è un 27.000. Quanti ne prendiamo? Quanti ne riusciamo a prendere? Mettiamo qua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, perfetto. 12 e 4 16. Ottimo. Ottimo. Allora, per fare le ender chest ci servono, abbiamo detto. Dai, no, ma perché? Ma perché devi laggare così? Perché? Perché dico io, porca trota. Sto portale quanto lo odio. È comodo, ragazzi, ma lo odio veramente tanto. Allora, sentite, vai a cagare. Ok, per fare l'ender chest, adesso sono andato pure in tilt, sono andato. Ender chest. Allora, 2. Allora, 8 obsidiane, 4 chest. 8 obsidiane, 4 chest. Ne abbiamo solo 3, nessun problema. Vabbè, ne prendiamo 3. E una la faccio me. Abbiamo legno, sì. Allora ci facciamo una chest. Perfetto, 4 chest li abbiamo. Poi ci servono, abbiamo detto 8 ossidiane. 8. Poi ci serviranno 4 ender pearl, giusto? 4 ender pearl e 4 lane, perfetto. Lana ne abbiamo? Non abbiamo lana. Ottimo. Ma come non abbiamo lana? Oh? Ragazzi, non abbiamo lana. Ecco te le chi. Poi ender pearl. Ne abbiamo una. Ne abbiamo una. Quanto costa l'ender pearl? 1000. Costa 1000, giusto? Costa 1000. Me ne servono 4. 8000, perfetto. Prendiamone un po' allora. Giusto per tenerle di scorta. Abbiamo tutto. Allora, 4 ender pearl, le ceste. Poi. Dov'è l'ossidiana? Perfetto. E ci serviva la lana. 1, 2, 3, 4. Ottimo. Allora. Che cavolo sto combinando? Mettiamo qua. Ragazzi, ci servono dei tubi nuovi. Che sono questi qua. Vi faccio vedere come si fanno. Allora abbiamo tubi di legno. Legno. 1, 2, 3, 4. Bastano 4, sì. Allora, 1, 2, 3, 4. Mettiamo i tubi di legno e facciamo i wooden cutting. No, era così allora. Non era così. Porca trota. Come ca... Era così. Bene. Facciamo gli snake pipe. Sono 4, per cui ce ne servono ancora un po' di più. Allora, tubi di legno. Perfect. 6 dovrebbero bastare. Ottimo. Dovremmo aver tutto? No, non abbiamo niente, tutto. Ci servono 4 redstone engine, 4 redstone engine più o meno, 2 redstone e 2 glass, porca trota. Allora, 2 redstone e 2 glass. Tankete. Redstone e 2 glass. Non mi rompere le scatole e muoviti. Redstone engine. 4. 2 glass. Ma mi prendi per i fondelli? Ma siete due messi? Ma perché non prende i glass, ragazzi? Io non lo so. Io non lo so veramente. Toh, te li metto tutti. Voglio vedere. Allora, redstone engine. Ok. Allora, dicevamo. Ragazzi, questo è stato un episodio di crafting, ma adesso arriverà il pezzo più difficile. Allora, cosa facciamo adesso? Ottimo, ci servono due colori a caso, che ne basterebbe anche uno volendo. Sì, prendiamo due marroni. No, che cavolo sto facendo? Prendiamone 4, perfetto. Allora, ci servono diamanti, ragazzi. Porca trota, ci servono diamanti. Almeno 2 o 3. Non dico tanti, eh. Almeno 2 o 3. Dove ho messo il coso qua? Quanto arriviamo? 7000. Andiamo a vedere. Vabbè, ragazzi, scusatemi. 1, 2, 3, 4. Perfetto. 1, 2, 3, 4. Dai, però. Allora, 4 diamanti. Mi serve anche della redstone. Ottimo. Ottimo, abbiamo tutto. Allora non abbiamo niente, ragazzi. Non è vero, abbiamo tutto. 4 di questi, facciamoli diventare così. 1, 2, 3, 4. Ora. Porca troia, è finita la redstone. Vabbè, bastano 3, ragazzi. Ne bastano 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mi servono 6 electronic circuiti. Dimmi che me li fai. Non rompere le scatole. Me ne servono 6. 3 iron. Porca trota. Allora, oro. Nessun problema. Oro. Dai, me ne prendiamo 8. 7, 1, 8. Ok. Dove cavolo? Ma che cavolo sto combinando? 6 electronic circuit. 6. Ottimo. Questi qua, ragazzi, li usiamo come batterie. Ve li faccio vedere, perché uno di questi ti muovi? Ok, uno di questi qua, ragazzi, contiene quasi 1.000.000 di energia, quasi 1.000.000. Voi non ci crederete, ma in teoria in realtà è così. Quasi 1.000.000. Come si ricaricano? Con il nostro MFSU. Si possono sia caricare che scaricare. Perfetto. Ora il nostro gioco sarà quello di carica e scarica, Cosa facciamo, ragazzi? Facciamo così, mettiamo giù le nostre chest. Allora, facciamo così. 1, 2, 3, 4. Che spavento, 4. Sono tutte uguali. Allora, facciamo ne facciamo due uguali così. Sì, va bene. Allora, due uguali. E due facciamo di qua, magari diverse. Ottimo. Queste due si aprono e queste due si aprono. Perfetto. Due ci servono qua e due ce le portiamo con noi. Una e una due. Ora stacchiamo questa qua. Possiamo lasciarla anche qui volendo. Sì. Ora, ragazzi, cosa ci serve? Ci serve fare così. Ora ascoltatemi bene, perché arriva il pezzo più difficile. Che cavolo stai facendo? Ci servono quei tubi, questi qua, ecco, tirichi. Allora, lo mettiamo qua. Ci serve Iron Gate, io lo piazzichiamo lì e qua ci siamo. Fino a un certo punto, fino a un certo puntico. No, va benissimo così, sinceramente, va benissimo così. Qua ci mettiamo il nostro Redstone Engine, tankete, perfetto. Ci mettiamo il nostro tubo, dove li ho messi? Qua. Quello lì nuovo, ok. E qua ci mettiamo la nostra chest. Voi dite, ma non devi azionare il Redstone Engine? No, ragazzi, ora vi faccio vedere il perché. Prendiamo una delle due, prendiamo questa qua, è uguale a questa qua, dai. Ok. Allora, mettiamo la chest qui. Tankete. Perfetto. Sembra un po' un casino, ragazzi, ma adesso vi spiego il tutto ciò. Allora, questa qua è la chest dove andranno le nostre pile scariche. No, scusatemi, cariche. Qui andranno tutte le nostre pile cariche. Ottimo. Ora, come funziona? Qui dal nostro Iron Gate. Mettiamo. Possiamo lasciare anche vuoto volendo, vuoto. E qua mettiamo redstone. Qui mettiamo che quando la batteria è carica, così, redstone. Perfetto. Ora vi faccio vedere. Qua, logicamente, sul extract, perché deve estrarre, mettiamo il top. Il top perché è quello sopra, se non mi sbaglio. Perfetto. Questo tubo funziona così, senza la wrench, ragazzi, eh. Con il tasto destro si apre, insert, e se noi vogliamo far inserire dalla chest al macchinario, extract se vogliamo estrarre dal macchinario all'esterno, button serve quando vogliamo la roba sotto, mentre top quando vogliamo la roba sopra. Comunque vi faccio vedere dopo. Ora mettiamo a caricare una batteria, attendiamo che finisce. Quando finisce di caricarsi, vedete, tutto spento. Quando la batteria è carica, noi abbiamo detto al nostro Iron Gate che si deve azionare il redstone engine, in modo che se lo risucchia e lo mette nella nostra chest del carico. Questo non serve più. Ora attendiamo solo che si carica. Ok ragazzi, è quasi finito. Guardate, quasi 1.000.000 ne contiene, per cui veramente è bella potente. Aspettiamo che finisce. Guardate ragazzi, si è azionato. Ha azionato il nostro redstone engine, il tubo di legno lo risucchia e ci mette il nostro, questo qua, il coso crystal qui, carico nella chest. Perfetto, ottimo. Ora io cosa voglio però? Voglio che sia tutto automatico, che quando si svuota, intanto vabbè si ricarica con la lava, quando si svuota voglio che arrivi direttamente con lo scarico. Come si fa? Si fa lo stesso procedimento, però all'inverso, un pochino più difficile. Ora questa la faremo diventare la nostra chest dello scarico. Non dello scarico del cesso, ragazzi, eh? Dello scarico. Allora non è questa, è questa qui, non sbagliamo. La piazzichiamo. Ma sì, possiamo metterla anche qua, ragazzi, tanto è giusto per ok, questa è quella del nostro scarico. Perfetto. Come funziona? Ci mettiamo il nostro... Ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato, non va bene qui. Non va bene qui perché dobbiamo metterci anche il nostro redstone engine. Ma che cavolo, che spacco pure i muri. Per cui era perfetto qua. Allora, tankete. Ora, qua ci mettiamo il redstone engine. Redstone engine. Sì. Ok, redstone engine, qua ci mettiamo il nostro tubo. Tankete. E ci serve il tubo di stone. Tubo di stone. Abbiamo tubo di stone. Solo 6, ma sono di cobblestone. Avevamo quello di stone, 7. Ecceteli chi. Ecceteli chi. Allora, 7, vediamo se bastano. Anche giusto per arrivare di là. Vediamo un po', eh. Vediamo un po', lo so ragazzi, sto facendo un po' una schifezza, ma è giusto per... Allora, andiamo così. Vabbè, usiamo questi qua. Non fa niente. Ok. Non si collegano, perfetto. Porca trota, mi servono quelli di stone. Li faccio io. Tubi di stone, 16. Perfetto. Allora, torniamo lì. Torniamo lì. E ne mettiamo uno lì e basta. Perché qua ci mettiamo il nostro... L'altro tubo. Questo qua, perfetto. Perfetto, ci mettiamo questo qui. Ci mettiamo questo qui. Che poi va di lì. Per cui qua magari facciamo così, che è meglio forse. Forse è meglio. Perché? Allora vi spiego subito. Qua ci mettiamo il nostro tubo, questo qui. Facetemi ricordare, ragazzi, facetemi pensare. Ok, ci serve il nostro, quel filo rosso, il pipe, red pipe, lo abbiamo 18, speriamo che bastano. Allora, Iron Gate, è un po' un casino ragazzi, però. Allora, Iron Gate lo facciamo dopo, iniziamo a mettere il filo. Tankete. Scende giù. Perfetto, io voglio adesso, vediamo un po'. Allora, qua lasciamo così. Possiamo fare anche così volendo. voglio che quando la pila è scarica parte, giusto? No, quando la pila è scarica, cosa sto dicendo ragazzi? Quando l'inventario è vuoto, giusto? Giusto? Ok, si accende e non parte quello lì. Non parte quello lì perché serve la redstone. Vediamo un po' ragazzi se ci riusciamo, che poi dovrebbe già accendersi automaticamente, però vediamo un po', vediamo un po' se facciamo qualcosa del genere. No, che cavolo sto combinando, porca trota. Allora mettiamo il tubo, giusto? Abbiamo detto filo, perfetto, perfetto. Però perché qua lampeggia? Scusatemi, non deve lampeggiare. Ok, e qua li diciamo così, perfetto. Guardate, ottimo, ottimo, ottimo. E ora qua ragazzi io ci metterei addirittura, vediamo un po' se ce l'abbiamo, un tubo d'oro. Un tubo d'oro lo abbiamo, sì, un tubo d'oro. Mi serve una torcia di redstone, una torcia di redstone. Non l'abbiamo, non l'abbiamo, vabbè, la facciamo subito. Ok, la facciamo subito e la mettiamo qua, la mettiamo qua, e qua ci mettiamo il tubo d'oro. Vediamo un po' se mi viene qualcosa del genere. Ok, è acceso perché andrà lentissimo ragazzi, invece voglio che schizza. Perfetto. Allora manca la redstone, tankete. Ok, ora guardate ragazzi, se io metto la batteria vuota. Ah già, scusate. Ah no, beh, parte lo stesso, ma non fa niente. Guardate, qui andava bene anche il tubo di legno, non fa niente, ho sbagliato a mettere quello lì. Guardate com'è lento, guardate un po' com'è lento. Adesso arriverà il tubo d'oro e schizza. Dovrebbe, in teoria. Tankete, va lì e va a ricaricarsi. Ottimo. Appena si ricarica, appena si ricarica, appena si ricarica. Adesso però l'inventario è pieno, pirletta, perché fai così? Perché fai così? Ah, no, io questo non mi serve a me. Devo lasciarlo? Ma ragazzi io lo lascio vuoto quasi quasi. Quasi quasi lo lascio vuoto. Vediamo un po'. Vabbè, lo vedremo dopo comunque. Lo vedremo dopo. Adesso qua si sta riempiendo. Ora andiamo via di qua. Andiamo via di qua. Aspettate, qua ci metto l'altra batteria scarica, abbiamo detto. Tankete. Ok, andiamo dal nostro MooshRoom, l'impianto di prima, tanto non è lontano, sembrava uno scheletro. Allora era da queste parti. Tan. Dai, ok, eccitelo chi, eccitelo chi. Ora ragazzi cosa fare? Mettiamo giù le nostre chest. Allora vediamo se mi ricordo, questa qua era quella del pieno, giusto? Questa qua, quella del vuoto. Perfetto, dovrebbe essere così. Vediamo un po'. Pieno, vuoto, ottimo. Ora ragazzi stessa cosa, però al contrario. Non voglio che si caricano, ma voglio che si scaricano, per cui devono andare sotto, caricare il nostro MFSU che dà la corrente a questo coso qui. Come fare? Come fare? Facciamo in questo modo. Allora facciamo li mettiamo i nostri redstone engine, per cui facciamo un attimo così. Perfetto. Allora qua ci mettiamo il redstone engine, qua ci mettiamo il tubo, stessa cosa di prima ragazzi. Li mettiamo land gate fatta anche te. Facciamo, ora vediamo. Qua voglio devono partire questi qui quando la batteria è scarica, al contrario. Quando la batteria è scarica loro si devono accendere. Ottimo, dovrebbe essere così. Ora vediamo, mettiamo i nostri tubi 1 e 1, 2. Allora, ascoltatemi bene, qua è quello che inserisce, per cui lo mettiamo sul... adesso vediamo ragazzi, perché non mi ricordo più. Questo qua è quello che estrae. Facciamo button, proviamo. Qua invece facciamo popompete, così no, dovrebbe essere così, o qua sopra, sotto. Allora dovrebbe essere così, però poi Minecraft, ok, però vediamo un po', se noi, allora qua è quando è scarica, se noi lo mettiamo così è perfetto, Minecraft, ragazzi, riavvio Minecraft. Ok, disattiviamo i rumori. Allora ragazzi, c'è qualcosa che non va, come al solito, no? C'è mai qualcosa che va? Allora, intanto ho cambiato le pile al mouse, ragazzi, guardate, una scheggia. Ok, allora facetemi pensare ragazzi, se noi facciamo così, perfetto. Allora facciamo in altro modo in questo caso. Allora se io metto questa qua, giusto, la facciamo andare qua, tankete, poi facciamo così e così, vediamo un po' che viene fuori, una leva si accende, ma non partono. Allora, perché non partono? Porca trota. Quando la batteria è scarica deve partire. Space Inventory. Eppure la redstone gliel'ho messa, perché non partono? Porca trota. Perché non partono? Porca trota. Allora ragazzi, dovrebbe partire. Secondo me è qualche bug. Ora mi sono rotto. Togliamolo e rimettiamolo. Dai, vieni però. Sì, va bene. Dai. Per me è qualche bug, ragazzi. Non so se è vero, ma vediamo. Perché mi sono rotto. Deve partire per forza, ragazzi. Cioè, il calcolo è giusto. Allora, lo rimettiamo. Facciamo quando è così. Dov'è? Quando l'inventario è vuoto, dentro, deve partire. Eccoteli chi. Guardate, partono. Arriva quello pieno. E passa direttamente di là. E vanno a caricare. Questo è quello carico e questo è quello carico. Allora ho sbagliato qualcosina qua. No. Ah, è vero ragazzi, non avevo messo l'impostazione, vi ho detto dopo la mettiamo. Oh, ma ce la farò. Allora qui mettiamo insert sotto. Vediamo un po'. Allora parte. Ottimo. Va dentro. Guardate ragazzi, va a scaricare, e quelli sotto però dovrebbero fermarsi, porca trota, che sta succedendo? Come mai? Ahia, chi è? Oh! Ma non vedi che sto lavorando, no? Allora, adesso mi incaschio. Ah, che pirla, ragazzi, che pirla. Non ho messo la batteria scarica. Perfetto, ottimo. Allora, ora finché non si scarica non parte. Guardate, e si bloccano. Lo rifacciamo. Allora, così dovrebbero partire. Dovrebbero partire. Allora, facciamo così. Ora, vedete, ragazzi, è un cavolo di bug. Bisogna rifarlo. Allora, lo rimettiamo. Qual è il problema? Lo rimettiamo. Comunque è venuto. Perfetto. Allora, rimettiamo il gate. E facciamo, quando l'inventario è così, ottimo, redstone, e partono. Quando la batteria è scarica si devono spegnere. Guardate, si sono spenti, ragazzi, perché sta entrando quello lì a scaricarsi. Ora, finché non si scarica, quando è scarico si riaccendono i cosi. Lui andrà in questa chest. Questa chest andrà direttamente a scaricarsi, a ricaricarsi, e partirà l'altro carico, che intanto si è già caricato dalle altre ceste, che ora andremo a vedere. Intanto questo qui è partito, ragazzi, guardate. Questa roba qui, che poi volendo la possiamo anche lasciare, la redstone, vabbè. La possiamo anche lasciare, non c'è problema. Guardate, ragazzi, intanto non so se ve ne siete accorti, sta creando il bioma. Logicamente non c'è corrente, ora sta arrivando, e lui continuerà a fare il bioma. Guardate che è venuta la spina sopra, vedete? Se io invece lo tolgo, si dovrebbe spegnere, si dovrebbe spegnere. Ok, guardate, vedete? Tanchete, tornata la spina. Che poi non so se la leva serve a qualcosa, no, non serve a niente la leva. Rimane sempre acceso. Bene, ragazzi, ora ci creerà il nostro mini bioma. Guardate, sta già piantando i funghi. Per cui, andiamo a vedere cosa è successo a casa. Andiamo a vedere cosa è successo a casa. Ok, andiamo a vedere che le è successo. Da che parte era, ragazzi? Ah, di qua. Era qua. Allora, qui non si ricaricano, non si ricaricano. Qua ci sono quelli carichi. È partito l'altro, si vede. È partito l'altro, infatti qua ce ne sono due scarichi. Ma non partono, non partono. Allora, qui è perfetto. La cosa che ho sbagliato sicuramente è qua. Qua, perché facciamo così. E qui come possiamo fare? Come possiamo fare? Come possiamo fare? Allora, sto cavolo di ragno, ma pensavo c'era un ragno in casa, ragazzi, scusatemi. Ok, scusate, ragazzi, mi era crashato Minecraft. Allora, dicevamo, ricontrolliamo, qua è giusto. Qui proviamo a fare che esce. E ok, qua abbiamo fatto che esce, perfetto. Qua, allora sopra gli lascerei il libro, sotto metterei quando l'inventario è vuoto. Vediamo un po'. Dai. Ok, così si accende la redstone. E non parte lì. Ah, pirletta, devo accendere il filo, non la redstone. Ok, si accende il filo, ragazzi, parte. Perfetto, ora è perfetto. Ora è perfetto, guardate. Partiranno tutti e due, tranquilli. Partiranno tutti e due. Ma uno tornerà indietro sicuramente. Vediamo. Qua andranno quelli carichi. Vediamo un po'. Ora andrà veloce. Tanchete. Entra. Va a caricarsi. E avete visto che si è spento. Si è spento, e quello lì cosa fa? Dove è andato? Dove è andato? Si sarà fermato nel tubo? Bah. Comunque avete visto che l'impianto si è spento, perché si sta caricando. No. No, mi ha ridato il coso indietro. Ah, non tornano indietro. Non tornano indietro. Come possiamo fare per farne partire una alla volta? Porca trota. Porca trota. Porca trota. Possiamo fare in modo che non torna indietro. Ma non cambia niente. Con la wrench non si gira. Perché questi tubi, ragazzi, con la wrench si dovrebbero girare, guardate. Ma non so perché non si gira. È quello che il bug che mi fa venire a me. Non si gira. Porca trota. Porca trota. Vabbè, comunque si sta ricaricando. Andrà qua. E poi andrà di là per il mushroom. Ragazzi, poi scoprirò il modo come fare a tornare indietro. Per il momento l'impianto è fatto. Fatto. Poi quando avremo altri diamanti creeremo altri di quelli. Facciamo la nanna e andiamo a controllare i nostri funghi. Buongiorno. Andiamo a vedere. Dai, esci. Andiamo a controllare se è nato qualcosa. Ciao creeper. Allora. Vabbè, l'impianto più o meno è venuto, ragazzi, più o meno. Fate conto che me lo sono escogitato. Vediamo un po' come fare per farlo tornare indietro. Qua ha piantato e non è nato neanche un fungo. Perché? Perché io ho spento la leva? Può essere? Può darsi? Ok, guardate ragazzi, siamo arrivati in tempo. Quello scarico passa qui. Quello carico è entrato, sta scaricando. Ora questo qui dovrebbe partire quando di là lo richiede. Quando finisce di caricare l'altro. Ok, sta piantando altri funghi, vedo. Di corrente ce n'è tanta, però continua ad aumentare ma non gli passa. Non gli passa la corrente. O perlomeno gli sta... Ah, eccolo qua ragazzi, sì, guardate. Primo fungo nato. Ok, devo attivare la leva, sono pirla. Guardate, sopra il fungo ci saranno altri funghi, cresceranno altri funghi. E noi abbiamo il nostro mini bioma. Vedete che lo crea casualmente, non fa il contorno perfetto. Ottimo. L'impianto è perfettamente venuto. Ok, guardate. Quello carico l'ho messo qui, sta partendo quello scarico. Qui corrente ce n'è a voglia. Guardate, qua è pieno. E il timer sta andando. Sta andando perché? Perché non è pieno ragazzi. Perché a noi sembra pieno, ma in teoria sta caricando qua. Sta caricando il nostro MFSU. Per cui a noi sembra pieno. Se io stoppo un attimo qui, vi faccio vedere. Guardate come si riempie. Aspettiamo un po' che si riempie. Intanto qua sta caricando. Qua c'è quello carico che è partito, ragazzi, è partito. E qua arriverà quello scarico. Molto sicuramente, eccolo qua. Avete visto ragazzi, l'impianto funziona. Devo solo escogitare un po' qua come far tornarlo indietro. Vedremo. Qua si sta riempiendo. No, sta passando. Pirletta. Ora l'ho chiusa. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata alle farfalle. Allora, abbiamo detto la nobile. Ragazzi, se sapete come far nascere altre farfalle ditemi per favore. Io per il momento sono arrivato alla majestic. Questa qui. Io continuo a fare le majestic. Per forza. Proviamo un po' a mischiarla. Majestic Nobel. Ci mettiamo la Cultivate Nobel. Vediamo che viene fuori. Qua facciamo così. Che ne so io ragazzi, mischio a caso. Se voi lo sapete ditemelo per favore. Che mi stanno piacendo queste farfalle qua. Allora abbiamo fatto la Majestic Queen Forest. Nobel Queen. Majestic Nobel. Niente ragazzi, niente. Allora andiamo a vedere. La lava. Lava. Ok. Si è scaricato. Si è scaricato e non l'ha riempito. Vabbè, non fa niente ragazzi, dai. Comunque vi ho fatto vedere l'altra volta che funzionava. Qui che è successo? Oh, è partito quello lì. È arrivato quello pieno che è partito. E qua arriverà quello vuoto. Perfetto ragazzi, sta funzionando perfettamente. Perfettamente. Ultima occhiata al mushroom. Diamo l'ultima occhiata. Guardate, guardate ragazzi, guardate, fungo su fungo, guardate quanti funghi ci sono a terra, allucinante, allucinante, wow, che ne dite se la spegniamo? No lasciamo continuare, la lasciamo continuare, qua sta scaricando, qui c'è quella scarica, la niente, ragazzi che dirvi, vi ho spiegato allora il nuovo macchinario, cosa fa questo macchinario qua, i nuovi tubi, come funzionano un po' anche le chest, le ender chest, come si può attivare un redstone engine senza le leve, senza redstone o torce di redstone tramite gli elongate. Abbiamo rivisto l'MFSU, come caricarlo e scaricarlo anche senza altri macchinari. Vi ho fatto vedere come far un bioma di mushroom. Poi quell'impiantino là sotto dove c'è l'altro MFSU. Che dirvi? Vi ho fatto vedere l'altro macchinario, quello lì per creare questi blocchi qui, che ora non ne ho. Vabbè, i blocchi del mushroom, quel macchinario che funziona al buio, ve lo ricordate all'inizio. Che dirvi ragazzi, sarà venuto un video noioso, lo so, perché abbiamo solo craftato in poche parole, ma spero l'impianto vi sia piaciuto. Ricordate quello che ho detto all'inizio ragazzi, che sto facendo, mi sto portando il più avanti possibile, appunto perché tra poco mi nascerà la bambina e non so quanto tempo avrò. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine. Davanti il solito cartello, da Luke è tutto. Ciao a tutti.